Beh, stiamo aspettando solo il click da parte dei giocatori. Adesso, eccoli qua. Ah, sì. Ready to fight. Ready to fight, signori e signori. Ready to fight. Sì, sì. Il Nas di Paolo che ha un drip incredibile, ragazzi. Sì, assolutamente. Palesemente venuto da Londra. Un po' gaggio. Però. Sì. Sì, è un roadman di Londra, ragazzi. Insieme a Tyler, the Creator. Devo andare nei dintorni di Londra a luglio, no? Perché c'è un meglio di me. Ah, figo, figo. Ah, cioè, beh, c'è davvero una bracket di Ultimate. Ah. Per chi gioca a play. Ragazzi, però nessuno di qui ci va perché c'è l'Icarus molto, cioè, molto vicino. Sì, sì, è l'Icarus di Bologna, giusto? Ah. Amici di Icarus. Ha 350 partecipanti e passa. Figo, fighissimo, fighissimo. Io devo andare lì per studiare, quindi spero di giocare ai tornei. Sarà molto bello. Ragazzi, andate a Bologna, bella città, piena di gente. Non posso parlare, non sono mai stato. Vabbè, però è un'esperienza di vita. Ragazzi, il neutral sembra abbastanza lineare, in senso, per ora Paoletto sta prendendo mazzate, ma è tutto ancora da vedere. Sta studiando l'avversario. Poi dash attack, guarda. Sì. Sta studiando l'avversario. Skyrego risponde precisamente a ogni tentativo di Ness di avvicinarsi. Nella sua testa, okay, secondo me. Aia. Eh sì. Le braccia vengono ovunque. Smash vi prende mezzo stage. Naturalmente. Sì, ragazzi, questo è quello che succede a prendere Ness contro. contro. Oddio! Lì sarebbe stato molto brutto, ragazzi. Lì succede. Sì. In caso si banna Sky Dago, ve lo diciamo in anticipo, dai. Anziché il Kalos banna Sky Dago. Esatto. Si è vietato avvicinarsi ai tornei. Sì. Ok, Paolo non risponde bene, forse non sa che. Ah, lì ci vedevo un down air di Ness. Eh sì. Forse non sa che può punire di più la tether grab per la recovery. Ok. Sì. Oh, però. Ogni tanto si fa spazio. Sì. Ok. Sì. Ah, in costanza. Ah, adesso dai, io in quel del lavoro. Classico PK Fire. Mi sa che questo RAM me ne è bruciato. Troppo corto. Oh, e non prende il. Guarda come sta cucinando. Buona SDI, sì. Una buona cottura, ragazzi. Mi raccomando, andate a Tokyo. Anche Mimi sta cucinando. Sì. Sì, però. Skydago risponde con un downer praticamente raso terra. Tisti dash, sì. Attenzione. È un. Sta cercando di farsi palesemente spazio nello stage. Vedi, guarda, adesso cerca di tornare. Adesso prende un po' di spazio a destra e mantiene le distanze. Sia perché non ha il salto, ragazzi. Secondo me nella testa di Paolo ora frulla l'idea di prendere Sky Dago batte Paolo per sì. Lì in caso, ragazzi, poco da fare. In quel caso andrebbe contro Casino Hyper. Sì, e lì se la gioca, già, questo quello mi sembra un po' washed oggi. Today. Paolo che fa la classica mossa alla Paolo, ovvero dash. Esatto, neanche in realtà correre addosso allo scudo dell'avversario nella speranza che panichi e faccia qualcosa. Skydago non prende lo spazio necessario adesso, però forse è quello a cui sta puntando. Ora tiene. No, si è avvicinato troppo a Ness, infatti droppa la combo. Down air per ritornare a stage, pericoloso perché Ness può punirlo. Ok, Skyrego riprende il suo spazio. Ness entra più rapidamente. Cavolo, ragazzi, cavolo. Quello poteva essere brutto. Follow stage. Sì, difficile. Ledge guard da parte di Min, soprattutto con un personaggio come Ness che ha una recovery veramente lineare. Throw 100%. Non punisce bene, peccato. Ci ha provato. E invece. Peccato. Guardalo! Le strappa al centro stage, mi fa stradire. Era la palla gialla di Nossi. Sì. Però, punish da parte di Paul. 1-0 palla. Sul tether grab, ha capito come ho detto all'inizio, in realtà che doveva punire di più il tether grab a Ledge, così. Ottimo. Il drip l'ha salvato, ora. Buy in sì. Is necessary. Parte un po' di pop smoke, un po' di trap americana e Paolo lo vedi molto infogato. Dannata America.
Cosa sceglieranno i nostri eroi? Hollow Bastion, ok. Ragazzi, mettono Hollow Knight? No, vabbè, ragazzi. Una sinedo che Videolina Drill, ragazzi. Non è. Videolina Drill la voglio nel mio prossimo match. È troppo bello. Stessi Fiji. Nuovo Sage. La musica di Better Call Saul. Sì. Ragazzi, adesso vediamo un po'. Questo è il cuore di Saul Goodman. Sì, 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 sì. Letteralmente non siamo dentro il mondo di Kingdom Hearts, ma dentro il cuore di Saul Goodman. Beh, in effetti, allora, se ci pensi, cioè, effettivamente, cioè, la moda di Saul Goodman. Sì, 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 delle, di Pyre Mithra, l'hai vista? Cioè di... Ah, c'è... Sì. Ci sono... No, c'è Walter e Jesse, sì, sì, sì. Come Pyre Mithra. Poi c'è anche Saul, effettivamente, al posto di... Sephiroth. Sephiroth, mi pare. No, era... Chi era? Forse sai che invece era Captain Falcon. Sì, però c'ha Better Call Saul e tra il Neutral D, sì. Sì, 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 sì. Molto bellino, ci piace. Beh, chiude la stock così, ragazzi. Non abbiamo fatto in tempo a fine il discorso che Paolo ha preferito chiudere la stock. Si sta conservando Hero, palesemente. E sì, siamo tutti qua per aspettare il suo Hero. Doppio jab per far capire chi comanda. Sì. Il box. Sì, sì, sì. Ok, ragazzi, ragazzi, è un neutral dove Paolo cerca di chiudere lo spazio il più possibile dall'altra parte. Sembra molto però, bella, però bella per Skyrag. Oggi sì, particolarmente a terra. Sì, però ogni tanto gli riprende un po' l'animo, no? E riprende a fare qualche azione carina. Attenzione, sì. Però sì, il matchup si struttura in maniera molto intelligente, cioè molto divertente in realtà da vedere. Cioè Skyrago vuole tenere la distanza, Paolo invece vuole stare il più vicino possibile. Per tutte le mosse che hanno poco spazio. Guardiamo sì. Ora. Al contrario del match di prima. Cerca di tornare il più velocemente possibile al centro. Dai, che non riesce a coprire di Paolo Perra, si prende il dash, attack, finish off stage. Ok, la terza evita il PK Thunder. Di Ai strada sul mail. Non è abbastanza per tornare. No. Paolo Perra vuole mantenere questa vita adesso. Guardalo, guardalo. Impazzito. Ah, palla gialla. Così non va bene. Chiude la stock. Ed è even. Even sì, come sì. Sopra. Il nostro bel Paolo con la canzone in Better Call Saul non si è mai impiegato così tanto. Skydrago invece è... Lo vediamo bello arrabbiato, furioso. Prima l'abbiamo sentito poco fare, ragazzi, si sarà sentito sì, in live. Pieno di energie. Pieno di energie. Carico. Pieno di percentuale in questo momento. Però, non ha teccato. Era morto. Sì. Sì. Muore così, nerd da parte di Paolo e chiude la stock, ragazzi. È difficile da contestare. Molto difficile. Dal cappello sì, di è onet, è drip, capito? Cioè... Lui vive nel 3000. Sì, sì. È un roadman. Se gli chiedi c'è un coltello in tasca adesso, palesemente. Davvero inglese. Sì. Sì, sì. Chissà se vedremo e sentiremo Skyrag urlare dopo. Dopo il match. Se fai il reverse trio, ragazzi, siamo i primi a urlare noi, oltre che Skyrag, presumo. Però. Ora la previsione il reverse trio di Skyrag. Sì. Ragazzi, mettete 5 euro come donazione e li metteremo nel centro scommesse per su Skydago e Reverse Trio. Sì, sì. Cambio di stage. Cambio di stage, ragazzi. Forse vogliono mettere un'altra canzone. E si è glitchata la Switch? No, se no. Volete perché hai fatto una bella. Eh no, quella canzone non si può leggere. Persona. Che vogliono mettere qualche canzone meme? No. Che ovviamente è di un gioco famoso che è inserito all'interno del gioco Hornet. Va bene, ragazzi. Chi l'ha scelta la canzone? Secondo me è Paolo, ragazzi. È l'unico che ha giocato Hollow Knight di noi. Mr. Beast! Ragazzi, il prossimo matchup Mr. Beast contro Saul Goodman. Quello in Tekken. Sì, sì. Saul Goodman secondo me lo mettono davvero. Sì, sarebbe veramente bello. Hanno messo gente di qualsiasi IP, quindi ci mettono Saul Goodman. Sì.
Ma io sto aspettando un crossover ufficiale tra Smash e Better Call Saul. Io aspetto Capcom vs Breaking Bad. Sì. Ci piace. O Striscia Notizia vs Capcom, quello è il sogno. Beh, ci abbiamo Bidolina Drill, perché non anche Striscia la Notizia. Superbot e Bamba 2 qua già in muset, però. Sì, ragazzi, sì, ci piace. È un matchup molto strano, molto polarizzato, no? Io oserei dire. Secondo te Ezio Greggio è uno sciotto? Allora, secondo me Ezio Greggio è il migliore amico di Ken, cioè parliamoci chiaro. si conoscono, parlano ogni giorno, mi hanno detto. Sì, 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 sì. È vero, ma possiamo chiedere anche a Jesus, l'amico di Ryu invece, che gioca, che mangia lui carbonare col sugo, ma soprattutto che è amico di Ezio Greggio, anche lui, ci piace. Gabibbo, secondo me, sto pensando a cosa non dire di banale su Twitch, perdonatemi. Però, chiudo la prima stock, ragazzi, il Nutra... Mi ha messo le palle in faccia. Letteralmente, ovviamente, in gioco, ragazzi, in game. Non nella vita reale. Sì, in game sono state messe delle palle in faccia, però. Ma immaginate un tortellino di ramen, di noodle. Ragazzi, il match è palesemente molto polarizzante. C'era un momento in cui per forza Ness sta primeggiando, e dall'altra parte. Ma che sequenza di Paolo Perra! Ragazzi, non gli lascia scappare. Mi lascia un attimo di respiro. Sì, sì, sì. Lo mantiene ogni fuori. Opzione sbagliata a legge viene assolutamente punita. Sì. Copre tutto. Sì, sì, sì. Tutto, non gli lascia via di scampo. Niente, non lo trovi più. Amico di Saul Goodman. Better Call Saul per uscire da legge. Sì. Oh, e questo Ram Ram? Niente, ragazzi, signori. C'è niente. Ci sono pochi scambi interessanti. Poi quando ci sono bombe. Oddio. Ok, come questa. Questa bella pericolosa. Ovviamente se mettono. Ragazzi, un'altra palla nella faccia di non allora, posso dirlo, volevo dire di un bambino, allora, ma non allora diciamo. Allora, gliel'hai messa entrambe. Allora, esatto, due palle piene, esatto. Ragazzi, veramente in game, sia chiaro, mai al di fuori. Sì, sì, è più divertente secondo specifico. Sì, vero, dici, ma secondo me è meglio evitare il ban. Secondo me se metti Saul Goodman in un... picchiatore di quelli a squadre ha miglior assist del gioco, sì, perché è meglio che avere soldi. Letteralmente, letteralmente. Sì. No, ragazzi, queste sono le interazioni. Ecco, qua. Oh, Skydago non si arrende. Cioè, diciamo che potenzialmente dopo un 2-0 una persona. 100%, sì. Così. Però non ha il salto, signori. Ritorno in stage, il tram non chiude. Paolo ha due possibilità. Occhio, okay, che trio esatto. Occhio. Palla gialla on deck. Palla gialla on deck. Basta forse un comunque il laserone copre un botto off stage. Aia, palla gialla lenta. Ragazzi, ragazzi, AI sulla Mandrago. Pericolosa quella di AI. Skydago mantiene la pressione su. Oh, invece è persa. Chi va fatto il stage control così. Vai però, oddio. Però. Ok. Ok. Attenzione. Fa jab, ragazzi, è per intimorirlo, non impressionatevi. La ributta fuori, ci prova, ragazzi. Con la stage spike vado per... Però. Prende il suo spazio, aspetta che Paolo può recuperare. Hai salto, recupera. Ok, down air, che non chiude la stage. I piedi in bocca. Dopo un paio di palle anche i piedi, perché no. Ecco qua. Attenzione, hai dash attack. Ragazzi, è una serie di sour spot uno dietro l'altro, l'interazione più strana del mondo. Aia, la palla gialla! Però. Shoot and throw! Chiude lo spazio. La palla gialla! Che è messo tre palle in spazio! Palle in spazio! Fosse possibile! Ha messo tre palle in faccia. Skydago, ne ha tre! Sì, a quanto pare ne ha tre. Come si chiamerà? Sarà chiamato tipo Tria... No, come cazzo si chiama? Avevo letto il nome del... Della sindrome. Il sindrome di avere quattro palle, ma se ne avevano tre no. Com'è? Tetra qualcosa, vero? Aspetta, come si dice palla? Aspetta. Cerchiamo subito, ragazzi. Anziché aggiornare lo score, noi segniamo le palle. L'ho già aggiornato. Ah, posto. È poliorchidismo. Poliorchidismo, che non è un bestemmione, ragazzi. Okay. È una parola generale anche per... una quantità superiore a 2 di palle, anche 3. Ottimo, anche se hai 3 palle è poliorchidismo. Sì, sì, bella per qualcosa di nuovo. Poliorchidismo. Cioè, ragazzi. Beh, però, Skydago si è
fatto valere, diciamo la verità. Cioè, avevo avuto un paio di close call, però quella palla finale ci è piaciuta, bella in faccia, come sì. Piace metterle min min agli altri. Sì, sì, sì. Questo ramen ha anche le polpette. Sì, esatto, diciamo la verità. E si va su Santeria per il sì, 4. Sì. Signori, se guardate molto bene a destra trovate gente che si sta facendo pratica per la patente allo stadio. Sì, Ness palesemente che invece non c'ha la patente, no. Però l'ha presa a Dubai, palesemente. Secondo me Min Min ha la patente. Dici? Sì. Secondo me Min Min... Sì, no, secondo me sai che cosa fa in bicicletta ed è un ecologista, te lo dico io. Oh sì. Perché è pure, capito, cioè amante delle palle, delle polpette, capito, di queste cose qua. Ovviamente ragazzi sempre c'è. No, specificato ogni volta. No, ragazzi c'è il resto. E niente. Ha recuperato però, da lì, that's the mango. Sì, sono poche interazioni effettivamente, però quando ci sono belle forti come questo qua. 82. Per l'attacco. Allora, vuoi continuare di smessi sì. La forma? Ok. Un tilt, bellissimo. Buono. Palla! Non è abbastanza, direi... ci riprova. Discutibile. Però. Paolo prende il suo tempo, la pazienza è la virtù dei fatti. Chiude no. La stock. Ha fatto Air Dodge lì. Sì, senza l'Air Dodge torna. Forse sei esatto. È morto. Sì, sì, sì. Forse però, non lo so, è effettivamente il grab, cioè il range del... No, perché se fai Air Dodge così bufferata dopo up che si lancia, finisci un po' indietro. Sì, hai ragione. Up smash chiude la stock. Scarico impressionante, cioè non cerca di trovare spazi personali nel matchup con Paolo. Oddio ragazzi. La rischiata tanto. Guarda quanto inquinamento visivo c'è quando un personaggio mette scudo. Guarda sì, bene sì, a terra sì. Tutto il fumo che si crea. Sì. È terribile. Ecco, vedi. Sì, 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 so, è vero. Tremendo. Ragazzi, questa è Santeria per voi. Basta inquinare. Sì, sì, sì. No, è per quello che Min vuole vincere, capito? Lei è un ecologista. Vuole no? Mettere di fare fiammento su scudo. Esatto. Quindi tiene la distanza, così il tasto dello scudo non lo premi mai. Sì, Paolo. Il nostro bacio. Ragazzi, questo match è più close di quanto possa sembrare, anche se adesso non sembra. Paolo Perra però... può concludere in questo momento, ma sì. Sky Dagua tutte le carte in regola per un reversino. Sì, 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 non ci rispondo. E invece! Beh, ragazzi, chiude la stock, Paolo sta già puntando ad andare in top 8, non gli interessa più giocare. È già in top 8, sì, perdona, sei in top 6, sì. Non gli interessa più, non vuole più perdere tempo. Guardalo, le intercettate dei Robby Key Fire. Sì. Un altro ancora perché ci va bene, vuole cuocere questo ramen, lasciamolo cucinare, vediamo la città fuori, ma spero che non è molto d'accordo. Kaiko dice no, il ramen lo cucino io. Letteralmente, ma lo vedi con quel cappellino che c'ha? Sicuramente è un ottimo cuoco, è un ragazzo magari venuto dalla strada, capito, però vuole molto bene alle persone e... Al ramen. Esatto, e cucina a lui, per tutti i fratellini, 100%. Brumotti. Sì. Che ecco chi è Min Min. È palesemente Brumotti, cazzo. Ma è che cosa No, però è entrato il grab. Entra. Ragazzi, stiamo per vedere il. È morto. Chiusa? No, no così, perché ovviamente l'altro lo stesso. È gigante. Però. Vuole fare il game da parte di Paolo. E chiude la stock. E chiude il game, signore e signori. Paolo Perra vince. Sì, Paolo Perra ha una buona loser streak da proseguire. Signore e signori. Si punta alle Grand Finals.